this. What it do, nephew? Let me have at this track real quick. Yeah, she doing it real well. Allora, Gian Nicola Montalbano, presidente del CONI provinciale di Sassari, da sempre presente, al Gran Prix Corallo. Insomma, tanto lei è arrivata al terzo mandato? Terzo mandato, sì, sto credendo il terzo mandato, l'ultimo, perché per un'autoriforma del CONI dal 2013 i comitati provinciali verranno chiusi. Quindi? Insomma, non perché qua davanti, ma insomma, questi ultimi anni il CONI provinciale di Sassari ha lavorato a tanti progetti. Qua c'è Marco Ticca, c'è anche altre persone che fanno parte del CONI provinciale di Sassari, tanti progetti. A quale maggiormente legato? Soprattutto ai progetti rivolti ai giovani delle scuole, ai progetti che danno la possibilità a tanti giovani di fare attività motoria, che è il gioco sport che ci ha dato grande risultato e grandi numeri. Adesso Gian Nicola Montalbano, la conclusione di questo terzo mandato, credo che insomma tutti gli sportivi qua in sala, almeno quelli della provincia di Sassari, insomma, un pensiero per la presidenza regionale. Ci proviamo. Un applauso. Ci vediamo dopo, perché non è finita per Gian Nicola Montalbano e per il CONI provinciale di Sassari. Grazie, grazie presidente. E andiamo avanti con il terzo premiato, ricordo sono Top 10, poi ci sono alcuni premi speciali. Intanto invito sul palcoscenico il direttore della cantina di Santa Maria della Palma, Eugenio Profili. La HC Sassari Città dei Candelieri è una delle società di pallamano più vincenti in Italia. 6 scudetti cuciti sulle maglie, 6 Coppa Italia, 3 volte campioni italiani di beach and ball, una handball, 4 Supercoppa Italiana sono i trofei sinora conquistati dalle pallamaniste sassaresi, una dirigenza che ha sempre saputo gestire con oculatezza. Gran Prix Corallo, città di Alghero, per la HC Sassari Città dei Candelieri, ritira il premio il dirigente Francesco Manca e consegna Eugenio Profili, direttore della cantina di Santa Maria La Palma. Buonasera, signor Manca, e Profili della cantina di Santa Maria La Palma. Intanto la foto di Patta, fotoricordo. Allora, per questa pallamano Sassari, HAC, Sassari Città dei Candelieri. Portate in giro il nome di Sassari e i Candelieri, che sono proprio il simbolo di Sassari. Sì, da sempre le nostre atlete sono chiamate candeliere, appunto perché abbiamo l'onore di portare avanti questo simbolo della città, e ci ha portato bene in tutti questi anni e speriamo che continui a portarci bene anche per quest'anno. Antonio Pes non è potuto essere presente questa sera, però lui è una delle anime di questa pallamano Sassari. Sì, Antonio Pes mi ha dato l'incarico e l'onore di ricevere questo premio. Lui è impegnato perché da domani a Nuoro inizierà la Coppa Italia. Ci saranno tutte le 7 squadre che partecipano al campionato nazionale e il primo trofeo, quello che abbiamo ancora cucito sulla maglia, e ci daremo da fare per portarlo a casa. In bocca al lupo, grazie alla pallamano Sassari. Non mi tengo Profili, ecco, no, il vino cantina Santa Maria La Palma, assolutamente, e licina e naturalmente anche il trattamento. Direttore, insomma, cantina di Santa Maria La Palma, da sempre presente al Gran Prix Corallo. Noi abbiamo iniziato proprio le prime 3-4 edizioni a Santa Maria La Palma, poi nella piazza, poi per motivi logistici ci siamo dovuti spostare in un'area più grande. La cantina di Santa Maria La Palma ha fatto passi veramente da gigante, da grande campione, proprio rimanendo in tema sportivo. Sì, e questa stiamo continuando sempre avanti con questa strada. Abbiamo modificato tantissimo le nostre produzioni in questi ultimi anni, ci siamo adeguati tante alle tecnologie odierne e oggi i prodotti iniziano a avere una qualità molto superiore a quella degli anni passati, anche grazie ai nostri viticoltori che continuano a seguire tutte le indicazioni che vengono fornite dall'azienda. Oggi effettivamente forse troviamo un periodo un po' difficile, ma sul mercato stiamo primeggiando anche rispetto a tutte altre aziende sarde che sono presenti nel territorio.
Ecco, i vini di Santa Maria La Palma non li troviamo solo in Italia, ma avete anche la distribuzione all'estero. Quali sono i paesi dell'estero che richiedono maggiormente il vostro vino? Beh, siamo presenti sia nella comunità europea, in quasi tutta la comunità europea, sia per quanto riguarda i paesi del Giappone, siamo entrati ultimamente in Cina e stiamo avendo ultimi risultati, e poi siamo sempre presenti negli Stati Uniti, nel Canada e in quasi tutte le nazioni che consumano vino. Quanti soci sono la cantina di Santa Maria? Ma attualmente sono 300 conferitori, però nel territorio oltre 300 conferitori ci sono anche tante altre aziende che si stanno nascendo e che stanno venendo a noi a conferire il prodotto. Io la ringrazio, direttore Eugenio Profili della cantina di Santa Maria La Palma, grazie veramente anche per, oltre per la qualità dei prodotti, anche per il supporto a questa manifestazione. Per la prima volta nella storia delle bocce, un atleta del Comitato Provinciale di Sassari ha conquistato un titolo italiano. L'impresa è riuscita ad un atleta della ASD Fertilia. Il suo cammino è stato entusiasmante dalle prime partite fino alla finale disputata contro la milanese Maria Luisa Monete, vinta con il punteggio, pensate, di 12-1. Di lei colpisce il carattere forte e deciso, la vedremo da pochissimo. Gran Prix Corallo Città di Alghero per Nadia Gnani. E consegnalo, spero siano in sala, chiamo Vittorio Gazzale, Francesco Sasso, direttore presidente del Parco di Porto Conte. Buonasera, ciao Nadia. Che bel sorriso, complimenti, che begli occhi. Quella è colpa di mamma. E di papà, mi auguro. Ma, si spera, la mamma è certa, il papà no? Ah bella, immagino a casa saranno felici di questo. Allora Nadia, complimenti, questo titolo, ma poi in finale 12-1 è un punteggio nettissimo proprio. Questa era la finale, la semifinale è stata l'unica che ho rischiato di perdere per una mia pecca, perché ho pensato a difendermi e non attaccare. Una volta che ho realizzato che dovevo attaccare è finita anche quella, però la quarta partita l'ho vinta 12-1, l'altra 12-2, 12-11 e 12-1. Il campo d'allenamento è Fertilia, quello vicino al campo, cioè, quello vicino al campo sportivo di calcio? Purtroppo sì. Perché purtroppo? Dico purtroppo perché bisognerebbe entrare un attimino all'interno del mondo delle bocce. Io che arrivo dalla Sardegna sono già svantaggiata per tutto il viaggio, in più arrivo lì e trovo strutture boccistiche che fanno invidia. Purtroppo ad Alghero lo sport bocce è visto come lo sport pensionistico oppure lo sport per il bicchiere di vino. Mio padre ha giocato da una vita e non era alcolizzato. E in più no, mi auguro che e in più il terreno di gioco è completamente diverso. Parliamo di un tappeto che sono i campi sintetici, mentre a Fertilia ci troviamo a giocare su, detto fra virgolette, sempre, perché noi facciamo il meglio, però campi di patate. Abbiamo campi in terra battuta e chi conosce le bocce, sono bocce sintetiche, come toccano terra spaccano e fanno, per noi sono grandi grandi sacrifici, giocare, andare avanti e cercare aiuti. Assolutamente. Presidente della Valverde, Costantino Marcias, consegnare la targa del CONI per Nadia Gnani. La foto, naturalmente, ricordo, è un bouquet, eccola qua la piccola, il bouquet di Ikebana, un bouquet per il bacino. Anche il nome, come ti chiami? No, è scappata via, velocissima. Ecco qua la foto, ricordo, e poi naturalmente confezione vini di Santa Maria La Palma, crema e licina, saluto Giulio Cesare Senatore, e naturalmente anche c'è la confezione, che non devo ricordare, Agrimoli, non ne ha bisogno perché lei è bellissima, la regalerà immagino, grazie. E siamo quasi a metà percorso, siamo sportivi e corriamo, guardandomi fisicamente non si direbbe in effetti, però almeno in quello corro. Allora, andiamo avanti e tra pochissimo arrivano anche i primi ospiti. Lo vedo là, pronto, pronto, pronto.
Da oltre 30 anni al servizio degli appassionati di pattinaggio, ha conquistato molti titoli italiani individuali, ha visto convocati i propri atleti ai raduni dei centri di alta specializzazione selezionati in seguito per la rappresentativa italiana ai campionati europei. Stesso risultato per la rappresentativa regionale della Sardegna selezionata per la Coppa Italia. Partecipa ogni anno a tutte le manifestazioni federali, provinciali, regionali e nazionali, dove i propri atleti sono sempre sul podio. Gran Prix Corallo Città di Alghero per la Studium Pattinaggio Sassari ritira il premio presidente storico Enrico Pinna. Consegna Giovanni Meloni, commerciale di Radio Onda Stereo del Gran Prix Corallo. Presidente Pinna, la consegna da parte del nostro commerciale Giovanni Meloni e la foto ricordo di Patta Fotografie. Prego. Rivolgetevi anche oltre che verso le telecamere di Mediaset anche verso il nostro fotografo di Agrimoni e Licina e Santa Maria La Palma, sono i nostri principali sponsor. L'altro principale sponsor è la Valverde, ma non abbiamo omaggi al momento. Grazie a Giovanni Meloni. Allora, presidente, da oltre 30 anni, naturalmente facciamo un passo avanti, da oltre 30 anni, 32, quanti? 32 per esattezza. Ma naturalmente vi ricordo che la Studio di Pattinaggio è nata da una costola dell'atletica leggera, che è nata nel 1954, dove ho organizzato diverse manifestazioni internazionali di atletica. E con il pattinaggio abbiamo organizzato anche il campionato italiano di gran fondo a Sassari. Quindi abbiamo oltre 150 atleti che fanno pattinaggio e stanno crescendo sempre man mano, stanno diventando sempre più bravi. Abbiamo partecipato a tantissime manifestazioni in tutta Italia e quindi vogliamo continuare su questa strada. Prossimi impegni, presidente? E prossimi impegni, abbiamo una trasferta in Portogallo che vediamo se va in porto. Perché? Qual è il problema? È sempre finanziario. E una squadra di pattinaggio come... A parte gli sponsor, sarebbe una domanda banale forse la mia. Ecco, ha fatto bene a farmi questa domanda, perché noi purtroppo non abbiamo nessuno sponsor, sono i genitori che ci vengono in aiuto. Dove vi allenate? C'è una struttura sportiva a Sassari per il pattinaggio? Abbiamo il patinodromo e poi su strada ci arrangiamo in diversi siti a Ossi, insomma, nei dintorni di Sassari. Perfetto. Io, presidente, la ringrazio ancora. Complimenti, presidente della Studium Pattinaggio Enrico Pinna. Grazie e complimenti per i grandi successi.